Buon dia a tutti, io sono Ember the Gamer e questo è il mio primo esperimento su YouTube. Ho deciso di iniziare a pubblicare alcuni episodi del videogioco chiamato Ark Survival Evolved. In questo gioco siamo dei poveri individui abbandonati su un'isola popolata da dinosauri super feroci che vogliono mangiarci. L'obiettivo è sopravvivere. Come raggiungerlo? Pregando tutte le divinità note e conosciute del globo. E ovviamente addomesticando tantissimi dinosauri che così ci difenderanno dagli attacchi di altri dinosauri. In particolare ho scelto la mappa di The Center, in precedenza avevo già giocato su Ark the Island con risultati, diciamo, accettabili. Sto ancora imparando a lavorare inoltre con il montaggio video, quindi vi chiedo scusa se non sarà perfetto. Vi anticipo che ho scoperto questo gioco guardando i video del mitico DeLon Gamer, di cui vi lascio ovviamente il link in descrizione. DeLon, se stai ascoltando, abbi pietà, non è per copiarti, ma ormai conosco a memoria tutti i tuoi episodi di Ark e diciamo che sono stata giusto un pochino influenzata dal tuo modo di parlare. Prendilo come un omaggio, dai! Ok, allora cominciamo con questa nuova serie e spero possa essere di vostro gradimento. Buona visione, ciao! Eccoci qui sulla schermata principale di Ark, dove possiamo scegliere in quale versione di Ark giocare. Allora, io ho The Island già cominciato, come detto, e quindi ho già una partita salvata, ma non la continuerò qui perché volevo esplorarmi la mappa di The Center, quindi ho deciso di reiniziare Ark da zero su questa nuova mappa. Allora, andiamo single player, ci metto adesso una vita a caricare e aspettiamo. Eccoci qui dove ci permette di creare il nostro povero sopravvissuto che dovrà cercare di scampare a tutti i dinosauri che vorranno papparselo durante il gioco. Ci teniamo un maschietto perché lo voglio chiamare Jack in onore di Jack Sparrow, essendo un povero sopravvissuto su un'isola deserta con tante cose brutte e cattive che se lo vogliono pappare, direi che Jack ci sta. È bello muscoloso, un po' scimmiesco, ma sì, io ti lascio così con gli occhi verdi. C'ha una faccia incazzatissima. La faccia, se non sbaglio, si poteva rendere meno incazzata. No, troppo incazzata. Oddio, così sembra Satana. Così è meno incazzato. Però è bello, muscoloso. Lo lasciamo così. Partiamo qui da una zona semplice. Ci permette di decidere dove vogliamo nascere. Buongiorno. Di nuovo, salve. Buongiorno, eccoci qua. Ok, allora, intanto ci guardiamo un po' intorno, come prima cosa su Ark. È meglio controllare che non ci siano cose pronte ad ucciderci. È pieno di solito di cose pronte a ucciderci. Qua per ora abbiamo dei dodo che sono innocui. Un triceratopo che se non gli rompiamo le palle è innocuo. Ok, allora iniziamo dalle cose base. Sulla destra abbiamo delle iconcine che ci danno un po' di informazioni. Abbiamo in alto l'indicatore di quando stiamo accumulando esperienze, che quindi ci permetterà di salire di livello non appena sarà tutto pieno. Subito sotto abbiamo l'indicatore del peso. Poi abbiamo la goccia è perché quando avremo, tra un po' avremo sete, e la goccia si svuoterà piano. Quando avremo sete ci dovremo avvicinare all'acqua, bere e poi scappare alla velocità della luce, perché in acqua di solito ci sono le peggio bestie. Poi, tornando alle icone, ancora più sotto, sotto la gocciolina, abbiamo l'indicatore del cibo, e l'indicatore a forma di saetta invece ci indica la stamina. La stamina è la nostra energia. Come vedete, se io corro consumo energia. Quindi quando scappo da qualcosa, piano piano finisco l'energia, a un certo punto rallenterò, non riuscirò più a correre, qualcosa mi acchiapperà e io morirò. E vabbè, succede su Ark, succede continuamente. L'indicatore ancora più in basso, quello a forma di più, invece è il nostro indicatore della vita, quindi quando ci facciamo male, quando qualcosa ci mangiucchia, ovviamente l'indicatore della vita scende, oppure, visto che dobbiamo raccogliere cose per costruire altre cose, vedete, io prendo a pugni il tronco, mi scende la vita perché mi sto facendo malissimo, però vedete che ho raccolto un pochino di paglia e un pochino di legna. Se guardo nel mio inventario, ecco qui la paglia e la legna. Queste cose invece me le dà il gioco in automatico, ma non capisco perché sono inutili. Togliamole.
E in più, prendendo a pugni le cose, ho accumulato esperienza, sono salita di livello e mi posso aumentare uno dei valori. Mi aumento per ora la vita per cercare di restare vivo il più possibile. Ogni volta che saliamo di livello, vedete, ci dà dei punti Engram che possiamo spendere, diciamo così, per imparare a fare cose nuove che ci servono per sopravvivere. Di base a livello 1 abbiamo il piccone e la torcia che ci servirà stanotte perché sarà tutto buio buio, farà tutto molta paura. E invece a livello 2 che abbiamo appena sbloccato, possiamo decidere di spendere i nostri punti Engram nel falò che ci serve per scaldarci e per cucinare il cibo. E nell'accetta, così ci possiamo raccogliere cose. Ah, ci manca un punto Engram per la lancia. Peccato, va bene, andremo avanti a piccone ed accetta. Come facciamo? Per il piccone ci serve pietra. Abbiamo già raccolto la paglia e la legna. La pietra la raccogliamo a manina. Ah, là c'è gente che scappa. Ah, cosa? Ho sentito un rumore brutto. Ah, no, è un oviraptor. L'oviraptor non fa niente, ok. Dicevamo, ho visto roba, gente scappare, aiuto. Ma per curiosità, che livello siete voi? Livello 43. Allora, diciamo, ci servono pietre, le pietre le dobbiamo raccogliere così. Ecco qua. Pietra, 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 perfetto. E ora ci craftiamo. Ah, il piccone, finalmente non dobbiamo più prendere a pugni le cose. Per costruirci invece le altre cosine ci serve la selce. Ok, allora ci mettiamo il piccone qui per poterlo utilizzare. Ecco lì, perfetto. E ci picconiamo tutto. Vedete che ci dà pietra, flint. Ah, oh, metallo. Il metallo per ora non ci serve. E l'indicatore del peso che sale. Vediamo cos'altro ci possiamo craftare. Ora che abbiamo la torcia, il falò e la nostra accetta. Perfetto, perfetto, perfetto. Abbiamo la torcina, così ora ci sta craftando il falò. Ottimo, ottimo, ottimo. E la nostra accetta. Perfetto. Allora, come vedete, siamo ignudi, avremo freddo e soprattutto avremo tanta fame. Quindi dobbiamo cercare adesso di raccoglierci un po' di bacche. Allora, le bacche le raccogliamo qui. Bacche e ci dà anche fibra che ci serve sempre per costruire poi roba. Vediamo un po'. Baccucce. Ok, queste ce ne mangiamo un paio anche se siamo abbastanza a posto con la vita, cioè con la fame. Ah, mamma mia, adesso dobbiamo salire di livello il più possibile per riuscire a sbloccare sempre più punti Engram, poterci costruire finalmente una piccola casetta, un riparo. Ah, c'è gente che scappa, quindi c'è qualcosa che rincorre. Se c'è qualcosa che rincorre, il parasauro è qualcosa che potenzialmente può rincorrere anche me. Quindi cerchiamo di salire in alto, un po' qui. Vediamo. Oh. Non c'è nessuno. Ok. Mamma mia, l'ansia, l'ansia. Dicevo, cerchiamo di craftare cose, raccogliere cose per salire di livello il più in fretta possibile, cercare di aumentarci la vita e tutti gli altri valori. Guarda com'è arrabbiato quest'uomo, vabbè. E soprattutto sbloccarci un pochino di cosucce da costruire, tipo vorrei riuscire a sbloccarmi la casetta, là vedo bestie brutte. Speriamo che non vengano di qua. Ah no, era un oviraptor. Sembrava un'altra bestia. E dicevamo, ci sblocchiamo un po' di cose per la casetta. Ci dobbiamo prima di tutto costruire un riparo, costruire un posto dove rinchiuderci quando arriveranno cose brutte. E arriveranno molto presto. Quindi va bene. Io continuo a raccogliere legna e a fare un po' di punti. E appena posso sbloccarmi le cose per la casetta, noi ci rivediamo. Tra poco, speriamo che non mi mangi niente, che paura. Ok, allora io sono salita di un pochino, giusto un paio di livelli, però ho un po' più di Engram e quindi adesso posso craftarmi una bella scatola dove poter raggruppare tutto il materiale che non posso portarmi direttamente dietro, ma che mi serve per costruire, così non devo correre avanti e indietro a raccogliere roba in continuazione e soprattutto mi posso sbloccare
le parti della casetta per costruirmi la casetta, quindi le basi, le pareti con la porticina, il tetto e le pareti. Ok, allora vediamo di sbloccare un po' la base. Dovremmo poterci entrare, quindi la porta, le pareti, il tetto e la porta, la scatola, la porta, la scatola. Mi servirà tantissimo la scatola, ora vedrete. Vedrete, vedrete. Allora, prima di tutto mi sono posizionata al falò che ho creato prima qui, quindi adesso devo andare a uccidere qualcosa, qualcosa di non tanto pericoloso in modo che non mi uccida a sua volta. Tipo un dodo. Un dodo è una cosa semplice da uccidere. Ma può, è possibile che adesso non ce n'è? Ma li ho visti prima, ma davvero? Ah, eccolo qua, dodo. Ok, ecco, il dodo poverino è un animale abbastanza innocente. Ah, oh, io sono stanca. Oddio, come finisco in fretta la stamina. Ok. E lo prendiamo a colpi. Ah, poverino. Aia. Muori, muori. Mi serve la carnina. Scusa, mi serve la carnina. Devo prepararmi da mangiare. Grazie. Vedete, carne e pelle. Yuppie! Abbiamo la cena. Abbiamo la cena. Bravo, Jack. Bravo, Jack. E beh, ma con quei muscolazzi. Voglio vedere io. Ok, allora, falò. Ci mettiamo la legna, ok, e la carnina così si cuoce e io me la posso mangiare. Un po' più di legna così rimane più acceso. Poi ci dobbiamo costruire la base, quindi andiamo a vedere cosa ci serve. Ci servono fibra che raccogliamo dai cespugli, la paglia e la legna che raccogliamo dagli alberi. Io raccolgo un pochino di cose e poi cerchiamo di costruire una piccola fortezza per sopravvivere almeno la prima notte. Vediamo come va. Ok, allora siamo riusciti a craftarci un paio di scatoline. Eccole qui. Ah, le mettiamo qua vicino al fuoco. Così. Una. E due. Ops, no, così non. Ah, me la fai mettere così. Così. E adesso dentro ci possiamo mettere tutto e noi ci liberiamo dal peso di ogni cosa. Ah! Molto meglio, così possiamo continuare a raccogliere per costruirci la base. Praticamente raccoglieremo materiale come se non ci fosse un domani, lo andiamo a mettere in queste scatole così non ci portiamo appresso tutto e se qualcosa ci attacca possiamo scappare. Ho caldo, lo so, ero vicino al fuoco. Continuo a raccogliere un po' di materiale che mi serve per poter craftare la casetta e difenderci. E noi ci rivediamo tra poco. Ah, Ero qua piano. che stavo raccogliendo cose per costruire la nostra base e mi sono ricordata di una cosa molto importante, ovvero che c'è differenza quando prendiamo a colpi di accetta o a colpi di piccone un albero o una roccia, ovvero se io uso l'accetta contro l'albero, di solito mi dà più legno e un po' meno paglia. Se io invece uso il piccone, mi dà più paglia e un po' meno legna. Yuppie! Quindi in base a quello che ci serve, utilizziamo uno oppure l'altro. Stessa cosa con le rocce. Se io uso il piccone sulla roccia, mi dà metallo, più pietra e un po' meno di flint, un po' meno di selce. Se invece uso la nostra accetta, mi darà più pietra, più selce, ma niente metallo solitamente. Che va bene anche perché il metallo al momento non ci serve, non ci possiamo fare niente, dobbiamo salire ancora un pochino di livello. Allora, oh, abbiamo un altro livello da sbloccare subito, il peso, perché come vedete siamo già super pesanti e ah, ora ci muoviamo un po' meglio. Meno male. Allora, intanto mi sono craftata un po' di pavimentazione, un paio di paretine, vediamo ancora. Ma sì, facciamocela grandina questa casetta. Non vogliamo badare a spese, vero Jack? No, che non badiamo a spese. Ci serve ancora un sacco di materiale. Va bene, andiamo a lavoro. Via! Ok, qua c'è un tempo di merda. Appena è iniziato a piovere, io non mi sono ancora costruita la casa. Guarda i lampi! Guarda i lampi! Su! Oddio, sull'altro arco non era così. Quando pioveva, sì, pioveva, ma non c'erano i lampi. Ah, non c'erano i tuoni, non c'erano i fumi nelle saette. Mamma mia! Molto più belli i temporali su Descenter. Allora, il nostro fuoco si è spento. Ah, finita la legna. Togliamo il carbone. Questa è pappa buona. Ce la mangiamo e facciamo finire di cuocere la carnina del povero dodo. Intanto ci piazziamo le basi per la casa. Allora, qui c'è una bella. Ok,
parete di roccia che potremmo sfruttare per non avere attacchi da questo lato. Di qua c'è l'acqua per andare a bere. Quasi quasi. Sì. Mi sa che ce la facciamo qui la casetta. Allora, piazziamo le prime basette così. Ok. Una. Togliamoci un po' di queste piantine. Queste le possiamo raccogliere. Allora, andiamo avanti. Così. Ok. Boh. Così. Ma così. Ce ne manca uno. C'è un buco, ma che brutto. Ma che brutto. No, dai, finiamolo. Ma, davvero non ho abbastanza materiale. Uffa. Ok, adesso ho il materiale per l'ultimo pavimento. Fatto. Piccolina. Sì, molto piccolina, però va bene, per ora ci accontentiamo. Allora, chiudiamo tutto, tutto. Chiudiamo tutto. Dobbiamo essere super super riparati. Lo faremo di due livelli perché diventa pastina di un solo livello. Vai, vai, crafta, crafta. Ok, ovviamente più craftiamo, più ci dà punti, più esperienza, quindi saliamo in fretta di livello. Vedete, sono già a livello 6 perché ho raccolto. Oh, e ora sono a livello 7. Ci alziamo la stamina per scappare più in fretta dalle bestie. Ah, che lampi brutti. Allora, una porta la mettiamo. Una di qua. E me ne vorrei fare un'altra. E di nuovo ho finito il materiale. Ok, allora ho craftato ancora un po' di roba. Anzi, sta ancora craftando. E noi iniziamo. Allora, abbiamo detto una porta, la mettiamo lì. Una qui che mi sono messa il fuoco con i due bauletti, così ci arrivo facilmente. Poi ce ne faremo anche una in casa tra poco. E finiamo di chiudere con le pareti. Qua l'ho già messo da due. Ok, qua poi la mettiamo qua e va bene. Io vado avanti a cercare di raccogliere roba, salire coi punti, raccogliere engram, imparare tante cose e cerco di finirmi la casetta. Speriamo non mi attacchi niente. C'ho paura, ogni tanto sento suoni strani. Secondo me ci sono di là qua intorno. Dovrò stare molto attenta, molto molto molto. Ok, casetta praticamente finita, chiudiamo l'ultima parte di soffitto e abbiamo fatto. Ci mancano le porticine per poterci rinchiudere e rintanare nella nostra accoglientissima base di paglia. Ok, non sarà un hotel a 5 stelle, ma intanto sono delle pareti. Ci facciamo le porticine. Poi, abbiamo un po' di engram perché abbiamo levelappato raccogliendo roba. Il letto! Allora, il letto, ragazzi, è fondamentale. Sì, sono sicura di volerlo imparare. Il letto oppure il saccapelo sono importantissimi perché praticamente ogni volta che qualcosa vi ammazza su Ark, il gioco vi fa ricomparire in una zona più o meno casuale. Se invece voi avete il vostro lettino o il vostro saccapelo, potete dire al gioco: no, gioco, voglio rinascere in casa mia, e voi così potete tornare a avere casuccia bella lontano da dove siete morti, possibilmente. Peccato che mi serve pelle, mi sa che non ne ho abbastanza di pelle, devo andare ad uccidere altri dodo per avere pelle e carne. Va bene, andiamo a fare stragi. Ah, finalmente la zona si è un po' popolata di dodo, adesso stanno arrivando più vicino alla mia casetta, così farò molto prima a costruirmi il letto. Scusa, 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 Dio, che brutto. Se non sbaglio nel gioco ci sono. Dai, però ti voglio. Sei troppo in basso, porca miseria, devo farlo più basso, il povero Jack. E dai, però. Ma quanto. Dov'è? Dove. È finito. Ah, qua. Poverino, guarda come scappa, mi fa troppo appena aiuto. Non voglio guardare, io non guardo. Ah, che impressione. Dicevo, se non sbaglio, nel gioco dovrebbero esserci le impostazioni per togliere i suoni viscidi di quando prendi a colpi le cose. E anche il. Si possono abbassare anche il livello di sanguino. Vabbè, puoi rendere il gioco meno sanguinolento, diciamo così, facendo
facciamo prima. Prendere il gioco meno sanguinolento e fare in modo che non si veda tutto il sangue e le ferite sugli animali mentre li colpisci. E magari dopo lo diminuisco un po'. Allora, ci facciamo le porticine. Ecco qui il letto. Ah, mi manca la pelle, ma dovrei averne messa. Sono lentissima perché sto craftando e sono pesantuccia. Allora, dovrei avere la pelle che ho preso al dodo, ucciso all'inizio. Eccola qui, quanta. Letto, abbiamo il lettino. Un paio di scatole da metterci dentro casa. E ci manca il falò. Vediamo. Ce la fai fare? No, cos'altro vuoi? Paglia e poi... paglia, niente, voglio un po' di paglia. Abbiamo paglia? Oh, siamo pesanti. Siamo troppo pesanti. Ah, vedete, quando raccogliamo dai cespugli ci danno anche queste cose che sono dei semi. Tipo abbiamo i semi per le patate, abbiamo i semi per alcuni tipi di bacche. Queste sono i semi per le bacche narcotizzanti, queste qua che permettono di addormentare gli animali per poterli addomesticare. Che bello, non vedo l'ora di cominciare ad addomesticare un po' le genti qua intorno. E però al momento non ci servono, ci serviranno più avanti, perché più avanti avremo la possibilità di coltivare le piantucce in casa in modo da non doverle andare a raccogliere in continuazione in giro. E quindi per ora buttiamo tutto e ci liberiamo un pochino di spazio nell'inventario. Le porte che ci servono per la casetta e ok, le scatole giusto che abbiamo appena craftato. Il lettuccio, eccolo qui. Vediamo cos'altro ci possiamo togliere perché siamo sempre un po' pesantucci. Ok, vedete la carne. Una cosa brutta è che la carne, se non la cuoci, va male molto più in fretta. Anche da cotta va male comunque, purtroppo. Quindi dovremmo poi cercare di conservarla nei contenitori e dura un pochino di più. Eccoci nella nostra casetta bella chiusa. Adesso ci piazziamo il nostro lettuccio. Allora, lì c'è la porta, quindi direi non lì. No, aspetta, no, non mi ricordo dove ho messo le porte, non si capisce. Quella è una porta. Ok, una porta è qui e l'altra l'ho messa di qua. Diciamo che le teniamo aperte così capisco un attimo dove sono mentre, almeno mentre costruisco, ecco. Ok, la mettiamo qui, il nostro lettino, così, no, più in qua. Ah, perfetto, sto già più meglio, sono già più tranquilla, così se moriamo ce ne torniamo dentro casetta e almeno siamo al sicuro. Quindi adesso ci mettiamo un po' di scatole. Sempre dentro la casetta. No, non volevo accendere la torcia. Ci mettiamo un po' di bauli con un po' di cose che ci possono servire proprio nel caso dovessimo morire, perché quando moriamo tutto quello che abbiamo qui nel nostro inventario, tra le cose oppure quando indosseremo i vestiti, perderemo tutto ogni volta che moriamo. Quindi è meglio sempre avere un pochino di scorte dentro casa. Ah, perfetto. Io continuo a craftare, a salire di livello e appena avremo la possibilità di completarci la casuccia, noi ci rivediamo. A tra poco. Allora, è un pochino che io raccolgo un po' di materiali vari. Mi sono sbloccata gli engram per potermi... Ah, che tempo, come piove. Meno male che c'ho casetta, ma perché non vado in casa in effetti? Scusa. Ecco, in casa. Mi piove in casa. Ah no, i soliti brutti bug di Ark. Ah sì, in effetti ti chiudi. Ah ok, ecco qua, noi ce ne siamo al riparo nella nostra casetta. Dicevo, mi sono sbloccata con gli engram. Adesso vedete, sono di nuovo 8. Mi sono sbloccata i vestiti perché poverino il nostro Jack è un pochino, poverino, nudo e avrà freddo prima o poi. Quindi gli facciamo i vestiti. Scarpine, pantaloni, roba per proteggere gli avambracci, mi sembra, la maglietta e il capellino. Eccoli. Ah, vestiamoci, pantaloni, scarpette, ora arrivano. Protezione per gli avambracci, per le mani, per prendere a pugni le cose probabilmente. La magliettina e un bel capellino per proteggerci dai colpi di sole. Ah, sembra proprio un naufrago, poverino.
con la barba che piano piano sta crescendo. Oddio, diventeremo barbuti. Se non sbaglio, più avanti si possono craftare delle forbici per tagliare la barba e i capelli quando cresceranno. Vabbè, per ora noi lo facciamo un po' barbuto, che l'uomo villoso ci piace, ci piace. Ok. Volevo fare anche un'altra cosa per sicurezza, visto che quando si muore è vero che Ark ti permette di risvegliarti poi nel letto, però te lo fa fare se non sbaglio solo una volta, poi devi aspettare, se muori di nuovo devi aspettare diversi minuti prima di poter tornare a casetta tua. Quindi ci facciamo un altro lettuccio, mi sa. Vediamo se abbiamo abbastanza materiale. Ho ucciso un po' di dodo, sì, ho ucciso un po' di dodo, quindi ho la pelle necessaria per il letto. Così ne abbiamo due, che schifo non ci fanno. Lo mettiamo, mettiamo di qua, mi sa, l'altro letto. Peccato, ho fatto lì la scatola. Le cose non si possono, una volta che le hai posizionate, non si possono riraccogliere vicino al fuoco, così ci scaldiamo bene la testa e ci prendono fuoco i capelli. Ottimo, ottimo. Le cose, dicevo, purtroppo una volta posizionate, vedete, non si possono riprendere. Hai 30 secondi e adesso ne ho 18 per riprendere, ad esempio, il letto, ma perché l'ho appena posizionato. Quindi una volta che posizionate un oggetto, scusate, ups, così, una volta che posizionate un qualsiasi oggetto, perché non me lo fa più mettere? Così, vedete, c'è il timer e avete un pochino di tempo per poterlo recuperare. Passati questi secondi, l'unica cosa che potrete fare è distruggerlo. Ah, va bene, abbiamo i nostri due lettucci, siamo saliti un pochino di livello, ci siamo fatti anche la lancia. Ah, è tornato il sole, che bello. Quindi direi che sì, ci cuociamo un po' di carnina per sicurezza e poi siamo pronti per andare a caccia di altre cose brutte e cattive. Andiamo a esplorarci un pochino i dintorni, diciamo. Ok, mi preparo e partiamo. Ok, primo episodio concluso. Spero di non aver detto troppe cavolate, perché come detto all'inizio non sono proprio una cima a questo gioco. Adesso finisco di rendere sicura la piccola e triste abitazione di paglia che ci siamo creati e nel prossimo episodio vediamo di addomesticarci anche qualche dinosauro. Ovviamente inizieremo con qualcosa di piccolo e di semplice, giusto per avere una guardia del corpo a difenderci. Vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!